Sanremo 2023, Chiara Francini, chi è il fidanzato segreto? Chiara Francini è sempre stata molto riservata, ed infatti non ha mai mostrato foto di coppia insieme al suo fidanzato. Per molto tempo non si è neppure saputo della loro relazione, ma ormai è ufficiale. La Francini, che sarà una delle co-conduttrici destinate ad alternarsi sul palco dell'Ariston, è fidanzata con Fredrik Lundqvist. Quest'ultimo ha 46 anni ed ha origini svedesi, ed al momento gestisce un'impresa che si occupa di sistemi di sicurezza. Il suo passato, però, è di calciatore. Infatti in Svezia ha per un periodo avuto successo in campo, e poi ha deciso di cambiare vita. Ora la Francini e Lundqvist sono stati immortalati dal settimanale Chi, che li ha ritratti in alcune fotografie, mentre passeggiano per le strade di Roma. I due sono apparsi molto in sintonia ed è perciò evidente che la relazione proceda a gonfie vele. Nelle immagini si vedono mentre si scambiano abbracci e sguardi complici. Infine la coppia è stata immortalata anche mentre si ferma al bar per prendere un caffè. In questo momento di divertimento i due si scambiano un bacio. Le fotografie di Chiara e Fredrik sono piaciute molto ai fan, anche perché sono davvero rare considerando che i due non si ritraggono mai insieme. Chiara Francini e Fredrik Lundqvist si sono sempre tenuti lontani dal gossip. Nel corso di un'intervista, però, l'attrice ha voluto parlare della sua relazione, descrivendo anche il suo compagno Fredrik. Infatti, l'attrice ha dichiarato di essere legata a lui ormai da 17 anni e di non parlarne spesso, anche perché lui non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Per rispetto verso Fredrik, quindi, cerca di tenerlo fuori dal mondo del gossip. Durante un'intervista, l'attrice toscana ha dichiarato che Lundqvist è una persona ironica e divertente, ma allo stesso tempo è anche silenziosa. All'occorrenza sa anche essere attento e premuroso. La Francini ha dichiarato che lui l'ha resa libera e sicura di sé, al punto da averla aiutata a rifiorire e a diventare un'altra persona. Secondo l'attrice, lui la fa sentire una principessa. Il rapporto tra di loro, quindi, è innegabilmente positivo per entrambi. Chiara Francini sarà co-conduttrice ed affiancherà Amadeus durante la serata del venerdì. Invece Chiara Ferragni sarà presente nel corso della prima e dell'ultima serata. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già il fidanzato di Chiara Francini e siete felici di vedere l'attrice sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.